perché abbiamo già vinto. Tanti motivi. E io oggi ve ne voglio parlare perché il motivo per cui abbiamo vinto è che noi l'abbiamo capito e noi non li seguiamo più. E questo li mette in uno stato di così profondo disturbo che voi non lo potete nemmeno capire quanto questi stanno male. Stanno veramente male perché noi non li caghiamo più nemmeno di striscio. Anche perché poi loro hanno una cosa molto bella che bisognerebbe ricordare al capo dello Stato, no scusatemi, a Mattarella. Il capo dello Stato è un'istituzione, non lo voglio sporcare. A Mattarella. Bisognerebbe ricordarlo che quando si parla di fake news, Mattarella, bisogna vedere chi le ha prodotte per sempre, chi ne ha prodotte tante, chi ne ha prodotte in una quantità così devastante che ha indotto alla morte tante centinaia di migliaia di persone, perché questo è quello che è successo. Questa gente qui merita comunque di essere ricordata in tutta la propria in tutto il proprio aberrante servilismo, e sono tutti, nella maggior parte, intellettuali, giornalisti, cattedratici, laureati, insegnanti, politici, tutti quelli che mangiano con la posatina d'argento e che volevano continuare alle spalle nostre, togliendo di torno noi. Che peccato, non ce l'avete fatta. E ora c'è il girone di ritorno, ragazzi, lo sapete, vero? È per quello che vogliono far fuori la Meloni. La Meloni sarà la prima che quando torna Trump si schiererà con Trump e dirà scusate, mi ero sbagliata. Abbiate pazienza, ma io capisco, Trump va bene, Biden è una merda, non si rinveniva, era un pupazzo, quello che ti pare. Ci gioco le palle e la Meloni, per non farsi tanare che fa, va in tournée, va a giro, io non ci sono. Ragazzi, torna a fine mese, ci si vede, poi vengo a pagare, torna a fine mese. Poi a fine mese, no, ma abbiate pazienza, ma è settembre, c'ho la bimba, devo andare a scuola, bisogna che prepari, non posso stare. Vedrete. E la Meloni, facendo così, si diverte, secondo quel vecchio motto, ve lo ricordo, del più grande politico italiano mai esistito, che si chiamava Giulio Andreotti. Meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Ragazzi, quando aprite una televisione, spero che non lo facciate più, quando aprite un giornale anche al bar, e molti di voi, meno male se lo fanno durante un caffè perché non sanno che cazzo fare, leggano a malapena il titolo, sappiate che è calcolato perché voi leggiate il titolo. E nient'altro. Tutto è calcolato, è tutta una propaganda ormai fallita, ormai decrepita, che noi abbiamo capito. E se qualcuno vi dice, ma perché quello scemo di Lucca dice che avete già vinto? Perché abbiamo capito che tutti quelli che ci hanno addottorato finora ce la volevano buttare un metro e mezzo di braccio l'orango nel culo. E se permettete, né per scherzo né per burla, intorno al culo non ci vuole nulla. Vecchio motto che va bene anche stasera. Dunque, cari ragazzi, invece di leggere il giornale, invece di guardare la televisione, prendete le gambe, andate a topa, andate a divertirvi con il proprio paio e il vostro partner, andate con la vostra famiglia, giocate con i bambini e con i cani, state con gli anziani e toglietele dalle case di riposo, non fumate, non comprate gratti e vinci perché sono soltanto inculate, ve lo dico di profondissimo cuore, e godetevi la vita ogni singolo momento perché ricordatevi sempre, e tanto che non ve lo dico, il passato è 5 minuti fa, il presente è ora, e il futuro è fra 5 minuti, e questa legge non la scalfisce nessuno. Ragazzi, questo ovviamente sono i fuochi d'artificio che dedico a tutti voi per la costanza e per l'affetto con cui mi state accanto e con cui facciamo insieme un grande percorso anche con Forza del Popolo, anche col Centro Medico Amico, anche con la Comunità Economica Indipendente. Fra parentesi stiamo organizzando cose fantastiche con Progetto Aleteia e a settembre ci divertiremo molto e vi faremo vedere che le nostre non sono soltanto promesse mantenute, ma sono anche progetti mantenuti che si allargheranno sempre di più. Dunque ciao a tutti ragazzi, questa è la V di Noi non ci arrenderemo mai, We shall never surrender, e ve la dedico più che volentieri, scusate se stasera ho citato ancora una volta Winston Churchill, ma non si può negare che fosse una persona intelligente, peccato, aveva scelto il lato sbagliato.